Beh, oggi ho deciso di portarti qui in centrale termica dove abbiamo realizzato un impianto in pompa di calore, quindi una casa 100% elettrica e siamo in Val Tiberina, Umbra. Dopo la sigla ti racconterò per filo e per segno cosa si prevede e cosa è necessario in centrale termica. Ah, una cosa, se non l'hai ancora fatto, iscriviti al mio canale YouTube e clicca sulla campana a fianco per ricevere in anteprima tutti i miei prossimi video. Ciao, io sono Samuele e aiuto le famiglie a staccarsi definitivamente dal contatore dei gas e trasformare la loro casa in 100% elettrica attraverso le pompe di calore. Oggi sono qui, come ti ho detto, in Val Tiberina Umbra a raccontarti questo impianto, ma ho deciso di farlo raccontare direttamente a chi l'ha realizzato, cioè alla 3 Energy Project, ovvero nella figura di Alessio, che sono coordinati a livello progettuale dalla Project House, qui in Val Tiberina Umbra. Allora Alessio, vieni pure che raccontiamo di che cosa si tratta, qual è stato il Ciao, progetto. Ciao, intanto. Samuele, grazie, grazie dell'intervento. Figurati. E niente, qua siamo su una completa ristrutturazione al 100%. E siamo subentrati installando un nuovo impianto di climatizzazione sia invernale che estiva, nuova distribuzione per acqua sanitaria sia fredda che calda. E il cliente è stato invogliato anche grazie all'intervento del Superbonus 110, seguito dallo studio tecnico Project House, ad installare un nuovo dispositivo che per ora va per la maggiore, con la pompa di calore anche invogliato dal diventare 100% elettrico e sempre più premium. Ma quindi avete rifatto anche la distribuzione dell'impianto idrico? Sì, tutto Ah, pronto. ok, perché la casa era vecchia. La casa era vecchia. Aveva i suoi anni, era ora di intervenire pesantemente nella struttura. Ok. Allora, beh, dai, raccontaci un po' che cosa hai realizzato. Intanto qui vediamo la centrale termica che è realizzata pressoché in 2 metri per 2 metri, poco più. Poco più. Niente, con il proprietario dell'abitazione, avendolo portato a conoscenza che avevamo bisogno di un posto da collocare per tutta la strumentazione e la distribuzione, e soprattutto centralizzare per facilitare anche manutenzione e controllo del tutto, abbiamo deciso di collocarlo adiacente a una lavanderia. E da qui abbiamo la distribuzione che parte dal cervello di tutto l'impianto in pompa di calore. Questo qua è il famoso modulo idronico, dove all'interno c'è stata collocata tutto il cervello elettronico che va a gestire tutto l'impianto e anche quello idrico, di cui abbiamo l'arrivo dalla pompa di calore esterno con la tubazione immersa nella struttura e nel getto esterno a scomparsa, e poi di conseguenza tutte le ripartenze che vanno al bollitore sia tecnico che accumulo di acqua calda sanitaria in ACS. Dove qui abbiamo scelto un 300 litri perché i calcoli ci hanno portato in questa quantità, dato che la casa viene e verrà abitata da massimo 4 persone. Di conseguenza l'impianto continua, si è collegato a un semplice sistema di rilancio perché qua abbiamo suddiviso tutto l'impianto di riscaldamento in tre zone. Perché? Perché per ottimizzare i consumi, dispersioni, ma soprattutto perché la casa portava delle difficoltà strutturali, nel senso che su tutta la casa, su tutto lo stabile, non abbiamo potuto e avuto la possibilità di installare ovunque il radiante. Quindi su alcuni punti della casa abbiamo un riscaldamento a radiatori, quindi una pompa di rilancio diretta, e sul restante della casa abbiamo due pompe di rilancio miscelato perché abbiamo distribuzione con pannelli radianti tradizionali. Con i radiatori abbiamo servito sia alcune parti, come dicevo prima, della casa, che anche come integrazione nei bagni. Come per il discorso di distribuzione di riscaldamento, qua abbiamo tutta la distribuzione idraulica, sia l'ingresso fredda che
che va a servire tutta la macchina, sia che il ritorno dell'acqua riscaldata è diviso in settori, piano primo, piano terra, lavanderia, di acqua calda sanitaria. Di qua abbiamo collocato, come ben sappiamo, due vasi di espansione, uno dedicato per il riscaldamento e uno dedicato per l'acqua calda sanitaria. E ora, tanto che ci siamo, approfitterei dell'occasione per portarvi fuori e farvi vedere la macchina collocata all'esterno dell'abitazione. Eccoci qua, questo qua è la collocazione della macchina esterna, come dicevamo prima. Assieme al cliente abbiamo deciso la posizione da dedicargli, dove abbiamo rilasciato, ritagliato addirittura un posto auto. E niente, qua abbiamo inglobato perfettamente la tubazione e il collegamento sia idraulico che elettrico della macchina, con tutti i moduli all'interno della centrale termica. E come potete vedere rimane tutto nascosto. Come potete vedere, questa macchina ha un colore particolare dal solito, perché abbiamo qua anche l'opportunità di personalizzare ancora di più l'impianto, perché si possono scegliere le varie colorazioni della cover della macchina stessa. Qua abbiamo scelto l'acciaio inox per rientrare nel contesto della ristrutturazione, e per far sì anche di sentire un pezzo ancora più unico per il cliente. Tutto questo ovviamente abbiamo potuto realizzarlo perché, grazie sì a un'attenta progettazione del nostro studio tecnico Project House, ma anche perché grazie al gruppo Sigillo Sicurio riusciamo e soprattutto operiamo grazie a un protocollo certificato che ci permette di studiare e capire qual è l'intervento più giusto e consono per ogni abitazione, per ogni progetto. E qui con me abbiamo Samuele, che potrebbe concludere al meglio questo nostro intervento e collaudo della macchina. Ah, figurati, dai, alla fine siete voi che ci mettete mano, ci mettete la passione e poi realizzate e costruite queste opere d'arte. Quindi sono io che ringrazio Alessio, ringrazio di essere stato fino adesso a ascoltarci. Come sempre, se vuoi approfondire il tema sulle pompe di calore, vai su samueletrento.it. E se vuoi ricevere in anteprima tutti i miei prossimi video, clicca sul tasto iscriviti e sulla campana a fianco. A presto!